Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in provincia di Bergamo, in particolare siamo partiti da Schilpario Fondi, io e il buon Andrea Quadracci. Ciao a tutti. Di Alpin Quadra su Instagram. È tipo 2 anni che stiamo cercando di fare un giro insieme. Sì, dal primo crucolo. Però tu sei una persona straimpegnata, quindi non riusciamo mai a mettere. Sai com'è la terza stagione di Falegname Alta Quota? Bravo, bravo, bravo. L'obiettivo di oggi sarà quello di raggiungere il passo del Valsellazzo. Per ora non c'è neve, ma noi ci siamo attrezzati con ciaspole, ramponi e tutto ciò che serve per affrontarlo. Quello che potevamo portare l'abbiamo attaccato allo zaino giusto per renderci la vita più difficile. Esatto. E più in sicurezza, però. Giusto. Siamo persone prudenti comunque. Molto. Dai, a dopo. Ciao. Manca? Poco, rompi balle. Dai, boh, 20 metri tipo. Stanchi ma arrivati. Stanchi ma arrivati, ha battuto io, eh. Ragazzini, sì, qua. Guarda, solo perché avevi i bastoncini e io li ho dimenticati. Che bugia. Ci rilasciamo un attimo, poi capiamo di che morte dobbiamo morire, perché mi sa che qua c'è da scavare. Mi ricorda qualcosa. Io, quando sono con i falegnami d'alta quota junior, devo scavare, ho già capito. Faccio scavare a loro d'alta quota. Si vede il colmo della porta. È quella? No, ottimo è questa. Cioè, questa ci va ancora bene, perché di là ce n'è di più. Bravi, bella idea. Bon, abbiamo messo a posto gli zaini sopra il bivacco così rimangono asciutti e adesso non ci resta, come direbbe il buon Joe Kurzer, di scavare, 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 scavare. Cazzo, se avessi la mezza porta sarebbe il top, però sai che mi sembra proprio di no. Non bisogna di una porta. Puoi tirarmelo addosso quella. Finito dalla cazzata. Non penso sia ghiacciato, eh? Libero è libero. Però non scorre. Ah sì sì. Da tu? Puttana, si apre tutta, vecchio. Ah, no, buono. Allora richiudiamo. Pensavamo che ci fosse la porta divisa a metà come in tanti bivacchi, proprio per gestire le situazioni di neve, ma purtroppo non è così. Quindi a quanto pare dobbiamo scavare più del previsto, quindi pranziamo, dopo andiamo avanti. Cioè, dobbiamo guadagnare sto bivacco, giusto, giusto così. Buon appetito. Mangiato abbiamo mangiato, quindi adesso non abbiamo più scuse, dobbiamo per forza scavare. Brava, che lavoro di squadra qua! Ma si parì! Bella! Vieni, vieni, cammina! Vengo, vengo, vengo! Ma che bellino! Che situazione! Drammatica! Io non voglio sempre fare quello che parla delle stesse cose, però abbiamo un posacenere, pentole sporche e pentole con dentro. Bah, non si capisce bene cosa. Probabilmente meritiamo di estinguerci davvero. Vabbè, schifezza a parte. 2 tavoli, nessuna sedia, 4 posti letto al piano terra e altri 3 posti letto al piano superiore. Oh, lavate, ci voleva tanto. Bene, dai, in qualche modo siamo riusciti a entrare in situazioni del genere dove c'è tantissima neve. È sempre opportuno avere il proprio cambio in un sacchetto idrorepellente.
Io me ne sono fatto mandare uno da Flextail, azienda emergente che fa attrezzatura da montagna, veramente molto molto interessante. Queste sono delle sacche idrorepellenti, abbastanza grosse, io l'ho piegata a metà perché ho dentro solo il piumino, una maglia di ricambio, le calze. Hanno una valvola in cui si può far uscire l'aria. Rispetto alla sacca che mi portavo dietro di solito, siamo a circa la metà dell'ingombro. Con cosa si toglie l'aria? Con la Zero Pump. Questa è una figata, leggerissima. Da un lato l'aria entra, dall'altro l'aria esce, e quindi inserendola qua dentro si toglie tutta l'aria e si riesce ad avere una sacca che occupa veramente pochissimo spazio. Questa la utilizzerò anche per gonfiare il materassino, visto che in questo bivacco non ci sono, e il cuscino per stanotte. Ha un ingombro veramente minimo, vi lascio il link in descrizione, sia dei sacchetti che della pompa, e un codice sconto esclusivo. Ed ora, visto che il meteo è veramente buono oggi, vi faccio vedere dove siamo esattamente con qualche ripresa aerea. Poi rifare la mia alta quota. Da Dio, è durata tanto, ma vista diversamente è durata poco. Okay. Nel senso che sono volati, penso sia l'estate che mi è passata più rapidamente di tutte le estati. Ecco, è stato un momento più problematico, cioè quello che hai detto, ma chi me l'ha fatto fare? Quando faceva tanto freddo. Ne abbiamo patito tanto di freddo. Cioè tu pesi 40 kg bagnato, quindi è inevitabile 40... che hai più freddo, esatto, delle persone normali. Se poi sei bagnato lo senti di più. E così uno, due, tre giorni, tutta la settimana, arrivi a una certa che magari pensi adesso ma potevo essere, non lo so, nei 40 gradi di Milano. Non so cosa sia meglio, onestamente. Anzi, lo so, ma... Forse è meglio avere freddo a 3.000. Sì, decisamente. E se ti chiedessero di rifarlo e tu avessi la possibilità di farlo, rifaresti un'esperienza di 6 mesi, un'estate? Sì, se avessi la possibilità, libero dal lavoro attuale, o comunque come la situazione che era l'anno scorso, dove appunto mi sono licenziato dal vecchio lavoro e ho intrapreso questa cosa, lo rifarei sicuramente. Ti è passata un po' la passione per la montagna? Perché ti spiego, alla fine tu ci passi per lavoro 6 mesi. Non è che arrivi a un certo punto e dici, boh, adesso basta, allora, voglio andare al mare. Sì, era una domanda, un timore in realtà che avevo anch'io. Il fatto di dire, hai la passione per la montagna, ok. Farla diventare un lavoro, c'è forse la possibilità, rischi che arrivi al punto di dire, che palle, non ho più voglia della montagna. In realtà no, anzi, il contrario. È stata incentivata quella voglia di montagna, di viverla, di esplorarne di nuove, di nuove vette, di nuovi bivacchi. Anzi, quindi ti ha fatto l'effetto inverso. Sì, è stato proprio un incrementare quella che era la passione che già c'era. Sì, figo. Anch'io pensavo, boh, magari arriva una certa che diventa proprio quasi un devo andare perché devo farlo, non perché ho voglia, certo. E ho piacere. Invece no, non è stato così, fortunatamente. Anche perché sei qua. Esatto. Un po' obbligato io qua, quindi... No. Anzi, ti ho rotto le palle io diverse volte. È sempre la gente piena. Comunque ci sono le sedie. Ma va. Due. Ah, top. Tiriamole giù, dai. Sono delle sdraio, non sono delle sedie, guarda che roba. Che lusso. Eh?
deliziosi. Soprattutto deliziosi. Che cazzo ci sarà dentro, guarda. Sembrano delle cervella. No. Sì. Sembrano delle cervella. Cervella con mangime per uccelli. Che voglia. Ti farò assaggiare i miei maccheroni al formaggio, allora. Quindi dici, sì, bravo. Sono. E quindi te lo mangi tutto col brodino? No, tu. Prima mangio con la forchettina. Ok. I vermetti. I vermetti, le cervella. Le cervella cotte. Ok. Dopodiché mi scaldo. Con il brodino. E comunque mi sono lasciato tentare da questi anche perché sono tipo 20 grammi in più della vecchia busta. Ah, ok. Cioè della vecchia scatola. Ci sta allora, bene. Cari buoni vecchi maccheroni al formaggio. Non comprate, sai che buoni. Guarda. Fai vedere. No. No, fai vedere. Ti censurano il video. Andre, è grappa o te? E te questo. Allora ci. Bene, come al solito. Bravo. Andiamo a letto e. Buffo fuori. Bravo. E ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao a te. Abbiamo pulito i letti, li abbiamo rifatti perché avevano da rifare. Un po' di immondizia te la sei caricata, esatto. Anche non solo la nostra. Ho portato giù anche una bottiglia di vetro di vino che era stata lasciata qua vuota. Ieri abbiamo pulito anche le pentole che c'era dentro, le peggio cose. Meglio non specificare, esatto. E trattiamo di bene sti posti, dai, finché ce li lasciano usare. Bisogna già, canone? Andiamo. Già. Maglietta ce la siamo cambiata, sono magliette di qualità. Tanta roba. E basta, adesso direi che andiamo a mangiare e a bere una bella birrozza. A camere spente però, un po' di privacy. Sì, perché è 2 anni che aspetto un po' di privacy col Peroni e ho bisogno di privacy col Peroni. Lasciatemi stare, per quello. Ci vediamo al prossimo video.